Lasciata la scuola di Saluzzo, ci siamo trasferiti nelle vicinanze di Roma dal maestro Franco Petracchi, il quale ci introdurrà nel mondo del più grave e più voluminoso tra gli strumenti ad arco, il contrabbasso. Abbiamo trovato il maestro durante le ore di esercitazione, mentre è alle prese con un difficile brano mozartiano. Quella che stavo studiando è un brano di Mozart per questa bella aria, una musica per basso, contrabbasso e orchestra. La scrisse Mozart per il suo amico Pickersberg, famoso virtuoso contrabbassista dell'epoca. È una pagina di grande difficoltà, che per molti anni è rimasta nell'oblio proprio perché non vi era nessuno che potesse eseguirla, tant'è che veniva eseguita sul violoncello. Oggi è eseguita comunque normalmente dalla più grande parte dei contrabbassisti. All'epoca di Mozart il contrabbasso, per quanto importante fosse, non era certo suonato, devo dire, molto bene. Perché non c'era un metodo, non c'era una scuola e più o meno i suonatori di questo strumento si adattavano un po' da soli, con una tecnica del tutto particolare, c'era chi suonava con 5 corde, con 6 corde, chi teneva l'arco in una maniera, chi in un'altra. E poi era molto difficile perché queste corde erano veramente molto grosse, per cui i suoni che uscivano non erano proprio dei suoni bellissimi. Tant'è, per esempio, che un famoso storico dell'epoca inglese dice che durante un suo viaggio in Italia i contrabbassisti italiani che suonavano, il suono che producevano non era molto dissimile da quello di un martello che percuoteva un'incudine. Oppure Quanz, che era l'insegnante di flauto di Federico II, diceva che quei contrabbassisti non erano dei grandi musicisti, anzi, erano dei dilettanti proprio negati per lo strumento, soprattutto, per cui era veramente atroce sentire i suoni che riproducevano. Ma comunque oggi la cosa non è così, perché nei conservatori i ragazzi vanno per suonare il contrabbasso. Oggi sono cambiate molte cose, c'è una tecnica, una metodologia, direi perfetta, uguale a quella degli altri strumenti ad arco. Una volta, per esempio, e questo è il caso di Bottesini, famoso contrabbassista, che è un po' il Paganini del contrabbasso, e anche di Kusevischi, avevano trovato posto al conservatorio grazie allo studio dello strumento. È un po' anche quello che è successo a me. Io volevo studiare pianoforte e vi era un posto, anzi molti posti liberi al conservatorio di Santa Cecilia a Roma, e fui pregato di studiare il contrabbasso. È stata una fortuna per me, ma anche per Kusevischi, per Bottesini e per il contrabbasso. Perché? Perché il contrabbasso era l'unico strumento che non pagava le tasse. Ecco.
Allora, però oggi non è così. Grazie alla discografia, alle registrazioni radiofoniche, il contrabbasso è cominciato ad essere conosciuto, si è stampato molta musica, si è scoperto molta musica. E cosa succede? Che i ragazzi vanno al conservatorio, come dicevo, per studiare veramente il contrabbasso, pregano di studiare il contrabbasso. Nei conservatori le classi di contrabbasso sono quelle esaurite. Del contrabbasso all'origine era questa, cioè di accompagnare un altro strumento solista. Accompagnavano non solo uno strumento similare come delle viole da gamba, ma anche per esempio il coro in chiesa faceva le funzioni un po' dell'organo. Chi ha suonato con me è mia figlia Daniela e abbiamo eseguito l'adagio largo della sonata di Luigi Buccherini numero 3. Nei primi anni del Settecento e in seguito era affidata il virtuosismo del contrabbasso, il solismo del contrabbasso a pochi amatori, delle persone così che amavano lo strumento, gli piaceva e scrivevano per loro, però non aveva un seguito. Ma nell'Ottocento, grazie appunto al Paganini del contrabbasso Bottesini, si è cominciato a capire che lo strumento aveva delle qualità fondamentali ed ecco che i famosi compositori, primo fra tutto, a parte Mozart, subito Giuseppe Verdi, pensa di affidare al contrabbasso delle parti molto importanti, come vediamo per esempio nel quarto atto dell'Otello, quando Otello sta lì scrutando sua moglie con quel dubbio atroce del tradimento, affida questa parte, ve la ricordo brevemente, l'inizio ai contrabbassi, che rende molto il carattere tenebroso. Gli affida anche una parte più cantabile, più solistica, per esempio, come ci ricordiamo, nel Rigoletto, dove c'è quella famosa frase. Gustav Mahler nella sua prima sinfonia dove affida al contrabbasso questa parte. Di alcuni compositori è stata sollecitata anche da altri aspetti del contrabbasso, come vediamo per esempio Saint-Saëns, che pensa di affidare al contrabbasso la parte che forse qualcuno pensa gli è più congeniale, la parte dell'elefante. C'è anche un altro aspetto del contrabbasso, l'aspetto solistico.
ed ecco che il contrabbasso da elefante diventa leggero come una farfalla e gli viene affidato delle parti come questa, per esempio. L'utilizzazione solistica, qual è il ruolo più comune del contrabbasso? Beh, la funzione del contrabbasso bisogna chiarire che è proprio quella dell'orchestra, ma è cambiato oggi il contrabbasso in orchestra, perché mentre una volta il contrabbasso aveva una funzione di raddoppio del violoncello, del basso, oggi no, ha proprio una parte a sé stante. Il contrabbasso non è più scritto insieme al violoncello bassi, ma è scritto violoncello e contrabbasso, che è un'altra parte. La funzione dell'orchestra è principale, ma è stato valutato molto anche nel nostro secolo, per esempio con la bassa dal jazz. Il jazz che ha avuto una funzione molto importante, dove il contrabbasso è fondamentale. Purtroppo oggi adoperano il cosiddetto basso, la chitarra bassa, ma non è il contrabbasso classico che vediamo qui, ha tutto un altro suono. C'è un motivo particolare per il quale nel jazz il contrabbasso si suona con il pizzicato delle dita piuttosto che con l'archetto? Perché la funzione del jazz del contrabbasso è un po' una funzione, un po' direi anche di basso, sì, ma percussiva anche. Deve esprimere il ritmo del jazz. Ecco, mentre il contrabbasso classico, poi non parliamo di quello solista, si esprime più con la melodia. Anche il maestro Franco Petracchi alterna all'attività concertistica quella di didatta del proprio strumento. Lo abbiamo seguito a Cremona, dove insegna, per conoscere più da vicino come si svolge il corso di studi del contrabbasso e quali doti sono necessarie per affrontare lo studio di questo strumento. Al conservatorio italiano si accede fin dalla tenera età, per certi strumenti dai 6-7 anni, per il contrabbasso la cosa è un po' diversa, perché bisogna aspettare una certa formazione fisica e è preferibile naturalmente un fisico ben robusto,
Ma questo non è imperativo, perché se un ragazzo non è alto, voglio dire 2 metri, 1,90 m, 1,80 m, può prendere uno strumento più piccolo e non è detto che non abbia un suono come coloro che sono più robusti. Dunque, al conservatorio si accede per il contrabbasso verso i 13-14 anni e dura il corso completo 7 anni. Dunque, come comincia il corso del contrabbasso? La prima cosa è sistemare l'arco. L'arco è molto importante, è forse la parte più importante di uno strumento ad arco. Ecco, ora vediamo come si comincia. Si imposta prima l'arco nelle mani dello studente, che è una formazione che non è molto dissimile a quella del suo confratello strumento basso, del violoncello. Ecco, si comincia a impostare l'arco, la mano, con un certo movimento, che deve essere molto naturale, ecco, e si deve permettere al ragazzo di acquistare una naturalezza nel tirare tutto l'arco, dalla punta, questa, fino al tallone. Ecco, l'arco si compone, oltre di questa bacchetta di legno, anche di queste, come vedete, si chiamano crini, e sono crini di cavallo, che possono essere bianchi o nere. Ecco, adesso la ragazza sta tirando l'arco, è una buona posizione in cui le dita sono distribuite uniformemente sulle corde. Adesso impostiamo, dopo un po', direi, di mesi da questo studio, quando avrà una certa sicurezza, impostiamo la mano sinistra e cerchiamo le note. Ecco, queste sono 4 corde di acciaio, fanno parte di un cavo di fili di acciaio rivestiti di metallo, ed ecco, impostiamo una scala di La maggiore, tirando tutto l'arco. Attenzione, qui distribuisci bene il gomito, bene, cambiamo la corda, la posizione, attenzione, bene, stendi bene il braccio, ecco, questa è la prima fase dell'impostazione. Durante questi primi 7 anni, si comincia il primo anno, è dedicato all'impostazione della mano, cercando di trovare tutte le note su questa tastiera, che è una tastiera di ebano. E quando ormai abbiamo impostato, trovato tutte le note sulla tastiera, si cominciano a fare degli studi un pochino più seri, degli studi melodici. Naturalmente la tecnica continua a poco, e si fa sempre più evoluta, finché arriviamo anche a degli esercizi più difficili. Per esempio, fai questo esercizio per l'intonazione delle quinte. Legato, più legato, le note legate a fo, 4, picchiettato, tutte su. Bene. Ecco. Al 7° anno si arriva al diploma. Prima vi è un piccolo diplomino che è al 5° anno. Mentre al 7° anno cominciamo a fare degli studi molto difficili, degli studi anche di virtuosismo, e poi dei pezzi solistici, pezzi ricavati dalla letteratura classica e non solo, e soprattutto i brani d'orchestra, perché non bisogna dimenticare che la funzione del contrabbasso è quella soprattutto di suonare in orchestra. Ecco, questa è la scuola di perfezionamento. Particolarmente la scuola di perfezionamento della Fondazione Stauffer di Cremona.
Qui i ragazzi accedono dopo un esame di selezione e dopo aver fatto i 7 anni di conservatorio. Sì, perché questi 7 anni non sono sufficienti per coprire il bagaglio tecnico e musicale che richiede la letteratura del contrabbasso. Ecco, questo è il corso di perfezionamento anche per ciò che concerne le lezioni singole. Nella fattispecie, adesso hanno suonato degli esercizi per migliorare il loro rendimento per ciò che concerne l'intonazione di gruppo. Ma adesso ascolteremo invece una lezione personalizzata ad uno dei bravi giovani che frequentano questo corso. Questo qui ecco, dove abbiamo detto prima questo. Ecco, fa l'inizio ancora un attimo. Ancora una volta, sì, un pochino più. Ecco, qui questa è una lezione di perfezionamento e di interpretazione musicale. Claudio ha già fatto vari concorsi, ha vinto vari concorsi e ormai è quasi un concertista. Direi che lo è, senz'altro. Si sta preparando per il concerto finale dei corsi Stauffer qui a Cremona. Ecco, adesso ascolteremo un altro bravissimo giovane che suonerà sempre un pezzo di Bottesini. Questa era un po' troppo cruda questa valera. Sì, sì, più dolce questo qua. Hai fatto troppo forte. Ecco, più dolce, guarda. Ma è in concerto che è possibile apprezzare al meglio le grandi qualità timbriche e musicali dello strumento. Ecco dunque il maestro Franco Petracchi in un'esibizione solistica di avvincente virtuosismo. La tarantella di Giovanni Bottesini.